Salve a tutti, siamo qua col maestro Gigi Vietti, che è il maestro di karate della scuola Tiracalmuto. Maestro, il karate è un'antica disciplina in questo piccolo centro. Cosa prova ad allenare i suoi ragazzi? Le danno soddisfazioni? È una bellissima sensazione prendere tutti questi ragazzi e addestrarli a questa antica disciplina. Molti sport fanno il bene comune psicofisico dei bambini. Il karate in particolare da 300 anni che viene tramandato, adesso finalmente viene riconosciuto da medici sportivi come uno degli sport più completi e al terzo posto come completezza nell'attività psicomotoria. Quindi è un piacere che molti bimbi del centro di Tiracalmuto e anche di Grotte siano presenti numerosi a questa palestra, dove già da ben 10 anni sono qui insediato. Da cosa ne nasce questa passione? Fin da piccolo, come tanti altri bambini che sono qui in palestra, la passione nasce da cosa? Magari da un cartone animato sulle arti marziali, da un film con un attore, e allora da una passione, da un eroe. Nasce, diciamo, però questo percorso che nel tempo però muta perché? Perché poi tutto quello che vediamo in TV è tutta una finzione. Il karate è ben altro, è molto più profonda come disciplina, è molto più formativa, crescendo il pensiero di diventare un atleta che rompe mattoni, muri, spacca la faccia alla gente. In realtà va via questo pensiero e entra nella nostra mente cosa? Il fine ultimo del karate, che è il raggiungimento della completezza nella attività psicomotoria e della nostra persona stessa. Lei cosa vorrebbe dire al pubblico lacalmutese che ci sta guardando per invogliare ad ammirare questa antichissima arte, come diceva, che si tramanda da più di 300 anni? È una disciplina particolare, non tutti la capiscono. Perché? Perché molte persone fraintendono il karate pensando che, giunti in palestra, dopo pochi mesi si è pronti a combattere contro 100 tori. Non è così. Le palestre che vi dicono di insegnare questo stanno sbagliando. Il karate non è questo. Una lunga fase di allenamento su pochissime tecniche. Qualcuno dirà: ah mamma, che noia, è da 3 mesi che faccio sempre la stessa cosa, se vado in un'altra palestra dopo 2 mesi mi insegnano a buttare a terra un toro. Quello non è karate. Il karate è quello che da 300 anni i nostri maestri ci tramandano: lo studio infinito. Da qui la traduzione dello stile che pratico io, Shorin Ryu Kyudokan. Kyudokan ha proprio questo significato: scuola dello studio infinito, studiare dei movimenti sino a renderli completi del proprio corpo. Ok, questo è tutto da Tenace Concetto.